Allora, salve a tutti amici, sono sempre io, ricercatore indipendente Emiliano Babilonia. Stiamo facendo una nuova intervista testimonianza molto particolare perché abbiamo praticamente una coppia che viene attaccata con queste tecnologie di controllo, di manipolazione e di spionaggio e purtroppo molte volte devono uscire fuori da casa perché le radiazioni e le frequenze gli creano de dei malesseri, disturbi, agitazioni e tantissime altre patologie che poi vi spiegheranno loro durante questa intervista. Lascio la parola a questa nuova coppia che si sono uniti anche all'associazione Centro delle Nanoricerche, gruppo Vittime del Controllo Neurale, perché hanno voluto contribuire anche con la loro tessera e con le loro anche esperienze attraverso questa intervista per divulgare questo olocausto, diciamo, neurale, queste sperimentazioni che vengono fatte su migliaia di persone nel territorio nazionale italiano. Allora, diteci la vostra situazione attuale, che questa è una cosa importante. Sì, allora, salve a tutti. Intanto, noi siamo una coppia del Veneto praticamente, e da 3-4 anni che noi subiamo sempre questi attacchi, attacchi di tutti i generi, insomma, soprattutto alla notte noi subiamo questi attacchi, ci svegliamo con tachicardia, dolori forti alla testa, tremori, dolori muscolari sulle articolazioni che veniamo su e dopo andare a lavorare, io che faccio il tornitore, faccio fatica, già il mio lavoro è in mezzo a vibrazioni e cose varie e quindi e lo stesso succede per mia moglie che è qui con me e insomma subiamo un po' di tutto, insomma. Dopo ci svegliamo con capogiri, giramenti alla testa e un po' di tutto, insomma. Sentiamo proprio che ci colpiscono queste onde a controllo mentale, diciamo, e non sappiamo come difenderci attualmente perché siamo costretti o a uscire di casa o andare a dormire in altri luoghi. Comunque, anche lì, subiamo anche lì, dopo che siamo rimasti 3-4 giorni su un posto, subiamo questi attacchi di Il nostro tutti i tipi, fisico. al nostro fisico, esatto. E insomma, tutto qua. Dopo, non so se c'è da aggiungere qualcosa. Ti volevo chiedere Sì. una cosa, ma gli stessi attacchi e le stesse manipolazioni le subite entrambi? Sì, tutti e due, con gli stessi sintomi addirittura, tutti e due proprio. Ci svegliamo una volta con tachicardia, oppure una volta con forti mal di testa soprattutto. Ultimamente sono proprio i dolori alla testa che sono terribili proprio. Faccio fatica addirittura io andare a lavorare e stare in piedi tutta la giornata perché sono proprio terrificanti. Addirittura ti viene quasi la nausea perché insomma è proprio una cosa terribile insomma subire questo e non essere capaci soprattutto a difendersi e quello è il brutto. Avete fatto delle visite specialistiche? Sì, soprattutto mia moglie ha fatto A posto. dei raggi del TAC alla testa e insomma ha riscontrato, una volta l'ho portata addirittura in pronto soccorso perché è stata colpita proprio nella parte dietro della testa e hanno riscontrato un'infiammazione, non so, di un nervo praticamente della parte della testa. E quindi è stata molto Niente. male quella volta, insomma. Sì, perché le frequenze sparate nei centri nervosi del cervello, insomma, Si oppure colpiscono proprio la le microonde. parte nervosa del sistema, insomma, sistema nervoso. Perché le microonde surriscaldano una parte del cervello o un centro nervoso o dei muscoli e ovviamente noi sentiamo la frequenza del dolore perché è una radiazione
Sì. proprio all'interno del nostro Sentiamo sistema, proprio del nostro corpo. la testa pulsare proprio, che ci arriva proprio l'onda addosso, la senti proprio? Una cosa che non auguro a nessuno di provare. E tu, Emiliano, penso che lo sai benissimo com'è questa sensazione, insomma. Avete provato a fare delle denunce? Siamo andati dai carabinieri, però ogni volta che siamo andati hanno fatto finta di niente, praticamente hanno detto che praticamente non è possibile fare una cosa, invece sono venuto a sapere che invece i carabinieri essendo una cosa militare, sono informati benissimo di queste cose, solo che non hanno, forse hanno paura di parlare e tutto qua, insomma. Adesso faremo una denuncia come tu ci hai spiegato, e insomma, speriamo di riuscire a venirne fuori un po', insomma. Sì, perché la denuncia deve essere una denuncia tecnica, sintetica e plausibile, che deve far capire quello che noi stiamo subendo. Perché un magistrato, un giudice che si vede delle denunce ovviamente un po' particolari, non riesce poi a definire se la persona che sta denunciando un determinato tipo di situazione anomala potrebbe essere praticamente una persona sana di mente oppure una persona che magari ha dei problemi psichici. Allora noi dobbiamo, sia con l'associazione, l'avvocato dell'associazione e poi il nostro gruppo e le nostre esperienze, io ho fatto 23 denunce dettagliate, le ho portate in procura e quando ho iniziato a portare io le denunce, praticamente carabinieri, polizia, guardia di finanza, loro mi guardavano in modo come per Come fossi un dire... pazzo. Che cosa stai denunciando? Noi non le possiamo accettare queste denunce, o addirittura le facevano sparire. Non sparire nel senso che non arrivavano praticamente dove dovevano arrivare. Loro le prendevano, le mettevano in un cassetto e aspettavano tempo. Io invece poi che cosa facevo? Dopo 3 mesi andavo al tribunale e andavo a vedere se la denuncia era stata praticamente protocollata. Allora io poi che facevo? Ritornavo indietro alla caserma e gli dicevo: guardate che io non ho il numero di protocollo, la denuncia non risulta neanche essere arrivata all'interno del tribunale. E allora ho cambiato praticamente il modo Di di fare, andando direttamente all'ufficio primi atti del tribunale, così la denuncia arriva direttamente a questi uffici preposti e così ho eliminato il problema, perché purtroppo molti militari non accettano queste denunce perché potrebbero essere magari avvisati da qualcuno che sta più in alto di loro a non accettare queste denunce, perché ovviamente parli di una tecnologia che viene definita segreta, ma che in realtà viene utilizzata proprio per spiare la popolazione italiana o addirittura la popolazione mondiale, e purtroppo noi che siamo più sensibili a queste frequenze, a queste radiazioni, rileviamo questo sistema di arma, questo sistema di tecnologia. Loro se ne accorgono. Perché noi incominciamo a sentire i disturbi, le voci, le frequenze, ci risvegliamo di continuo durante la notte, incominciamo a sentire le voci, perché molte vittime sentono le voci in testa, e quelle voci è un campanello d'allarme, come se sta squillando, come se sta partendo un allarme all'interno di un'abitazione. La prima cosa che noi sentiamo è il suono. E loro che cosa fanno? Ci mettono nella testa queste frequenze e cominciamo a sentire le parole, le voci. La prima cosa che facciamo è andiamo all'ospedale, andiamo a fare le denunce. Tutti gli ospedali hanno un database, e in questo database viene messo praticamente la patologia che uno praticamente ha. E che cosa succede? Che tutto ciò che è psichiatria, loro la segnalano. E c'è qualcuno che controlla queste segnalazioni per metterci all'interno di una sorta di canale di controllo e spionaggio. Però non è colpa nostra che noi rileviamo una tecnologia, un armamento satellitare. Questi lo sanno bene, allora iniziano sperimentazioni e collaudi per farci perdere immediatamente la credibilità.
Perché se noi E come... diciamo, sentiamo le voci, noi diciamo, veniamo attaccati con i satelliti, veniamo attaccati con le armi psicotroniche, quelli dicono, ma te sei un pazzo, un malato di mente, uno schizofrenico, oppure sei Sì. una persona che ha manie di persecuzione, ma in realtà non è così, questi sono proprio attacchi veri e propri, esperimenti veri e propri fatti sulla nostra persona. Esatto, è stato un periodo che mia moglie praticamente aveva sempre questo mal di testa, dopo che è andata dal dottore praticamente gli ha ordinato dei farmaci che dopo sì, li ha presi per un poco perché non riusciva più a dormire e praticamente dopo, il giorno dopo addirittura per lei ha smesso questa sensazione, quindi riscontra questo sistema, insomma. Ma tu credi che il farmaco ha bloccato questo tipo di situazione o No, sono no, no, stati loro che hanno voluto no, no, sono bloccare? stati loro, sono stati loro che visto e considerato che sei andata dal dottore e ti sei fatto la ricetta, penso proprio che sia stato quello il motivo che hanno bloccato per temporaneamente, insomma, l'attacco, insomma. E voi sentite anche suoni, voci, rumori dentro casa? No, c'è stato un periodo che io, quando eravamo su un altro appartamento, addirittura ho sentito dall'appartamento sopra che pensavo che fosse quello di sopra, se e sentivo praticamente che hanno suonato la marcia funebre addirittura. E l'ho sentita e mi sembrava possibile che a quell'ora, alle 3 di notte, uno si mettesse con la radio a fare questo. Dopo ho scoperto che c'era questa possibilità anche di fare sentire i suoni e amplificarli addirittura. Perché infatti molte vittime che hanno fatto le interviste e testimonianza dicono che sentono come se spostano i mobili in Sì, continuazione, come esatto. se fanno cadere Anche i delle mobili. pallette sul pavimento, addirittura fanno sentire come se c'è una persona che cammina con un triciclo dentro casa. Loro lo fanno apposta, a me mi facevano sentire le campane, mi facevano sentire le sirene durante la notte e addirittura molte volte mi facevano sentire i cani che abbaiavano, ma all'interno dei condotti uditivi. Io dicevo, ma com'è possibile? Scusa, poi i cani abbaiano tutti alla stessa identica ora. Allora io che cosa ho fatto? Ho preso delle cuffie insonorizzate, quelle che vengono utilizzate nei cantieri per bloccare praticamente il suono dei macchinari oppure il suono quando vengono fatti dei scavi per terra con i materiali diplomatici e mi sono accorto che il suono non veniva dall'esterno, ma lo sentivo proprio all'interno della testa. All'interno. Allora ho capito che questi trasmettevano delle frequenze, delle radiofrequenze, infatti si chiamano armi infrasoniche, che immettono dei suoni nei nostri condotti uditivi oppure vicino ai nostri condotti uditivi per farci sentire queste frasi, queste sensazioni. Infatti le manipolazioni audiovisive vengono create proprio da questo sistema, perché noi la notte non dormiamo più, entriamo in una sorta di Esatto. narcolessia e sonnambulismo durante il giorno e questi ci fanno sognare ad occhi aperti. Infatti, molte vittime litigano per strada con chiunque gli passa vicino perché credono che quelli stanno parlando di loro, ma in realtà non è Sì, così. Io, infatti, ho esatto. detto: cercate di evitare ogni confronto con le persone che vi stanno vicino, evitate tutto, fate finta di niente, andate via, perché se voi litigate col primo che capita, dopo è Sì, quello che loro vi passano per vogliono. matti dopo la Eh fine, sì, cioè. noi abbiamo delle persone che stanno litigando con tutti i condomini del palazzo. Io ho detto non litigate con i condomini del palazzo, ma io sento che loro parlano vicino alla mia porta, che mi urlano di notte, mi vengono a bussare. Io ho detto guarda che non è nessuno che ti fa questo. E invece loro insistono a fare questo. Poi ho dato dei consigli, ho detto prendete una webcam, la collegate vicino al computer, la mettete vicino alla porta e vedete se qualcuno si avvicina. Si sono accorti Esatto, che il che non c'era rumore. nessuno. Non c'era nessuno, però alla porta sentivano sempre che qualcuno gli bussava, alla stessa identica ora. Allora, che cosa puoi credere? Ti fanno credere che sono i fantasmi? Ti fanno Sì, credere che sono gli sei matto, alieni? sei matto, No, quello a tanti gli fanno credere che sono i fantasmi. E è. Dai, te lo giuro, mi fantasmi. hanno contattato persone, c'erano i fantasmi dentro casa, invece erano questi che li manipolavano queste frequenze. A tanti gli fanno Sì. credere che è Satana, a tanti gli fanno credere che sono alieni. Nessuno pensa invece a una tecnologia Questo di che c'è controllo e di questo manipolazione sistema. mentale.
questo sistema. Addirittura noi c'è stato un periodo anche, e anche recentemente, che siamo, non so se è una sensazione, ma più di una volta siamo seguiti dalle auto, insomma, siamo pedinati più che altro, forse per scoprire dove andiamo a dormire, non so questo. Se loro vi vengono dietro attraverso la tecnologia dei sistemi GPS dei Non c'è telefonini, bisogno di questo. vi trovano in qualunque Sì. parte d'Italia, diciamo. Se Sì. pensi che adesso c'è un'applicazione che viene messa sul telefono e le persone che vanno in montagna vengono praticamente monitorate da questa applicazione per eventuali soccorsi. Quindi, se una semplice applicazione gratuita fa sì di individuare l'alpinista mentre sta scalando una montagna, pensa che cosa possono fare con una tecnologia militare, di questi livelli, All'avanguardia, insomma. Se sì. pensiamo che hanno trovato l'acqua su Marte, e quell'acqua non è che Tutto l'hanno a trovata posto, liquida, l'hanno trovata nel esatto. sottosuolo, cioè una semplice sonda ha scannerizzato il sottosuolo e hanno visto che a 100, 200 metri, 100 metri sotto il suolo marziano c'era praticamente l'acqua. Quindi sai quanto ci mettono a vederci dentro casa dove stiamo, a vedere se siamo in macchina, se siamo in mezzo a un bosco, se Ci siamo in vedono mezzo quando all'appartamento. in ogni momento, insomma, della giornata ci possono trovare, insomma. Ma io vorrei sentire un'opinione di tua moglie. Ah, mia moglie. Qui. È un po' agitata comunque. La passo. Sì? Allora, attraverso la tua esperienza, che tipo di consigli potresti dare a queste persone che magari entrano adesso a far parte di questo mondo deviato e che si accorgono di essere manipolate e che ascoltano praticamente o che ascolteranno praticamente la nostra intervista testimonianza? Un consiglio praticamente che tu gli potresti Oddio, dare? oddio, devo partire, sì. Oddio, cosa... Beh, allora l'unica cosa è di star calmi, di uscire fuori spesso, perché io uscivo fuori spesso da dove ero, da dove abitavo, e di appoggiarsi anche ai familiari. Io mi sono appoggiata tanto ai miei familiari, alle persone che ti possono ascoltare, che credono in te. E altro cosa posso dire? Ecco, insomma, questo è quanto. Unirsi anche ai gruppi di Unirsi ai gruppi, sì, aiuto di ascolto anche che di possono persone capire che questa magari hanno già, situazione. esatto, che magari hanno già ti hanno già fatto questo tipo di esperienza, insomma. Che ti possono magari dare una mano, Anche un consiglio, anche un anche un supporto consiglio, morale che tante esatto, sì, volte è molto ti può utile. essere utile, sì. Io per esempio ho creato proprio un programma, si chiama Incontro Caffè Radio TV Web, che facciamo qui a Roma, è una diretta radio web proprio per far parlare le vittime, proprio per far parlare le persone che subiscono questi attacchi e queste manipolazioni, perché purtroppo in Italia ci sono pochissimi programmi radio web che permettono di parlare, cioè di far parlare proprio la vittima direttamente che subisce e che viene attaccata con questi sistemi, perché molti li prendono subito per pazzi, malamente. Io invece l'ho creata apposta. Adesso lo stiamo preparando tra pochi giorni. Manderò la locandina del nuovo evento che faremo qui a Roma. Pensa che l'evento è totalmente gratuito, quindi se questo evento poi serve per far capire anche alle persone che ci ascoltano da tutte le parti d'Italia, anche da tutte le parti del mondo, perché ho visto che ultimamente vengo seguito anche dagli Stati Uniti d'America, dal Canada, dall'Australia, quindi alcune persone hanno incominciato a seguire i miei canali, il mio blog Vittime del Controllo Neurale Satellitare, Blogspot, eppure la mia radio web Milano Babilonia Spreaker e l'altro mio canale di YouTube Angeli Custodi MK Oltre Italia. Anzi, il canale di YouTube Angeli Custodi MK Oltre Italia ha superato le 4.000 persone iscritte al canale e stanno diventando sempre di più, e i commenti sono diventati veramente tanti sotto ogni video, perché la gente incomincia a capire che
Quello che noi stiamo denunciando sono cose vere e reali, non sono nostre fantasie, perché un conto che dici, sai, vedo una luce è una cosa, un conto che ci sono 1.000, 2.000 persone, 5.000, 10.000 persone che tutti denunciano la stessa identica cosa, è È un po' un veramente una cosa. problema, È sì. un po' un problema questo. Eh sì. Quando abbiamo fatto Target Individual Day a Roma, nello stesso identico giorno, alla stessa identica ora, in tutte le parti del mondo facevano la stessa identica cosa. Quindi, Allora. 50 piazze a livello mondiale, non è che sono tutti pazzi e malati di mente, cioè 50 No. piazze a livello mondiale stavano tutti quanti denunciando la stessa identica cosa: controllo Stessa identica mentale, cosa, sì. MK Ultra e manipolazione. Poi io comunque adesso aggiungo anche questa. Io vivevo con i miei genitori prima di conoscere mio marito, ma io stavo benissimo, nel senso che io dormivo tranquillamente, dopodiché la cosa è peggiorata, insomma, Chi è ecco. stato Dopo. attaccato prima, tuo marito o te? Mio marito. Eh sì, perché sicuramente dormendo magari vicino a lui, le radiazioni e le frequenze che loro hanno messo sul suo corpo hanno creato anche la destabilizzazione delle frequenze dei centri nervosi anche sul tuo. Però non è colpa di tuo marito No, 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 questo, per la questo no. colpa è di questi manipolatori che un periodo, cioè da un periodo a questa parte, incominciano ad attaccare proprio due o tre familiari della stessa identica famiglia. Perché noi Capito, abbiamo sì. una ragazza che è iscritta alla nostra associazione, che attaccano sia lei che la madre. Abbiamo un altro nostro amico di Roma che attaccano sia lui che il fratello, e nella stessa identica famiglia. Ho capito, sì, è così, infatti. E poi io dopo mi sveglio, se no anche la notte ho proprio la testa che mi pulsa in continuo e non riesco a. E quando mi sveglio basta, finisce tutto. Oppure, e mi sveglio la mattina anche con tanto stanchezza che prima non mi sveglio, non era così. Però adesso. Te li fanno fare dei sogni che sembrano realtà virtuale? No, sogni. No, no, questo no ancora a me. Questo non mi è ancora successo. Surriscaldamento del corpo, sudorazioni Surriscaldamento del corpo, improvvise? sì, questo sì. Questo sì a me. Infatti ogni tanto caldo, freddo, mi succede. Sì, Ecco. perché questi sono gli attacchi frequenti che loro creano di continuo per la nostra destabilizzazione, come se loro ci fanno capire: guarda che noi ti stiamo addosso con quest'arma, con questa tecnologia, e ti possiamo alterare le frequenze del corpo e te non puoi fare Come niente. vogliamo noi. Ma in realtà ci sono delle schermature che noi possiamo utilizzare, solo che non possiamo dire a una persona di vivere all'interno di una gabbia di Faraday, cioè tutta la vita, Sì, no, questo è vero. è una cosa veramente impossibile È un po' questa. banale, sì, infatti. Esatto. Noi con il nostro gruppo, per esempio, abbiamo fatto un evento e c'era una vittima di Roma che praticamente il giorno dopo mi ha scritto, mi ha detto: mi ero dimenticata di essere una vittima. Io ho detto: questa è una cosa bella, perché praticamente abbiamo Sì. incominciato a ridere, a scherzare, abbiamo incominciato a pensare a tutto altro. C'eravamo le campane tibetane, utilizzavamo dei gong, utilizzavamo una specie di zucca che faceva determinati suoni. E mentre stavamo tutti quanti all'interno di questa stanza, facevamo questi test anche con della musica rilassante, con l'aromaterapia. La persona mi ha detto, dice: sono stata talmente bene che mi ero dimenticata di essere una vittima. Io ho detto: allora abbiamo fatto 13, ho detto, perché se riusciamo a creare un'armonia, riusciamo a creare praticamente una situazione che Stiline. elimina i disturbi e i problemi e ci dà praticamente pace e serenità, vuol dire che siamo riusciti Ho nel nostro capito. intento, che questa è una cosa molto importante. Positivo. Ah. Ecco. Ti volevo chiedere un'altra cosa. Noi ci siamo sentiti un po' di tempo fa per preparare la denuncia. Io ho visto la Sì. denuncia, Ok. perfetta, va benissimo. Soltanto E un va attimo. Beh. benissimo così, la denuncia come l'avete fatta. Sappiamo, allora, abbiamo avuto notizie da una ragazza che sta vicino Perugia,
che lei ha mandato la denuncia e sembra che sia stata chiamata dal giudice o dal magistrato. Quindi non so di preciso quando andrà a parlare con il giudice o con il magistrato all'interno del tribunale, e abbiamo detto anche alla ragazza di stare attenta perché non vorrei che sia il giudice o il magistrato, insomma chi l'ha chiamata all'interno del tribunale, potrebbe fare una perizia psichiatrica alla ragazza, cioè nel senso fanno arrivare delle persone, magari dei medici, si mettono là vicino, la ragazza parla e potrebbero dire, questa ragazza però dice delle cose strane e potrebbe essere praticamente ritenuta una persona malata di mente. Ho Allora abbiamo capito. parlato con la ragazza e gliel'abbiamo detto, abbiamo detto quando vai a parlare all'interno del tribunale, mi raccomando, di cose tecniche, non dire cose strane, perché se magari ti stanno facendo una perizia psichiatrica a tua insaputa, ti potrebbero creare dei problemi, perché ovviamente stiamo parlando con persone delle forze dell'ordine, quindi potrebbero anche registrare Sì, l'eventuale colloquio. colloquio. E infatti la ragazza ha detto: no, grazie, grazie che me l'ha detto, io non ci avevo pensato a questa cosa. Io ho detto: no, ci devi pensare, perché abbiamo un'altra persona di Roma che l'hanno chiamata e le ha detto: visto, mi hanno chiamato perché mi vogliono staccare, invece l'hanno chiamata, e quella che ha detto: no, dobbiamo fare una perizia psichiatrica perché la riteniamo praticamente una persona, insomma, che sta denunciando delle cose surreali. E poi la signora ovviamente si è rifiutata di fare questa perizia psichiatrica. Però purtroppo lei andava la notte nei pronto soccorsi e diceva delle cose surreali che hanno fatto fare 4 DSO proprio per questa cosa. Quindi dobbiamo cercare, anche che noi stiamo male, che abbiamo dei disturbi, cercare di andare magari ai pronto soccorsi, fare delle analisi o delle ricerche, ma non dire cose anomale. Perché Vale, ho capito, ovviamente se sì. noi andiamo là, chi diciamo? Ci sparano con un'arma ad energia diretta sul Sì. corpo, quelle dicono. Fai l'effetto contrario. La prima cosa che loro pensano: Dio, questo viene qui è in stato di delirio, dice delle cose insensate. Immediatamente ti potrebbero fare un TSO preventivo, un TSO coatto, perché noi abbiamo avuto proprio persone che non conoscevano l'associazione, non conoscevano il gruppo, andavano allo sbaraglio, poverine, e dicevano: ma a me mi attaccano queste frequenze, mi parano in testa, mi dicono queste cose, ma che cosa devo fare? Io vado al pronto soccorso perché mi dicono: mi stanno bloccando i polmoni, mi stanno bloccando il respiro, mi stanno alterando le frequenze della pressione sanguigna. Purtroppo lo fanno perché a casa di un'altra vittima, che noi avevamo fatto una riunione a casa di questa signora di Roma, io sentivo l'attacco con l'arma ad energia diretta che sparava sul loro corpo, e lei avevano alzato la pressione talmente elevata che era diventata tutta rossa e gli si era surriscaldato il corpo, ma io sentivo addirittura le frequenze. Infatti gli ho detto: ma che ti stanno attaccando? Ma ha detto, non parlava, non diceva niente perché c'erano i parenti. Dopo è andata nella stanza, in un'altra stanza, e si stava misurando praticamente la pressione. Che ho detto: ma che ti stavano facendo? Mi stavano alzando la pressione in modo sproporzionato, in modo forte. Poi lei si è Certo. presa subito delle pasticche perché era terrorizzata, perché questi le dicono: ti alzo la pressione e ti faccio venire l'infarto. Ovviamente questa è una pressione psicologica, quella ovviamente ha un trauma che se non se lo dimenticherà per tutta la vita. Infatti poverina era terrorizzata quel giorno. Però io gli ho detto a questa persona: guarda, io sono testimone, l'attacco come lo facevano a te lo rilevavo anche io, perché pure io sono sensibile come te, rilevo anche io queste frequenze. E poi lei si è tranquillizzata, ha detto, dice: no, no, adesso sto bene, mi hanno diminuito queste frequenze. Ho detto: meno male. E abbiamo passato poi il resto del pomeriggio parlando proprio di queste tecnologie. Poi la signora stava preparando una nuova denuncia che voleva portare al tribunale, solo che purtroppo ha fatto una denuncia 50 pagine. E io gli ho detto: guarda, queste denunce non vengono prese in considerazione, ho paura che te le archiviano subito. E Scartato. poi gliel'hanno subito infatti scartata. Niente, se vogliamo dire qualche altra cosa in merito a questa vostra situazione, a questa vostra esperienza. No, io no, magari mio marito forse, aspetta un attimo che io passo. Sì, no, niente, adesso noi stiamo, adesso a breve qua faremo questa denuncia e dopo, insomma, vediamo, speriamo sia accettata anche la nostra, insomma, tutto qua, insomma.
accettata, verrà accettata Ah, sicuramente perché la bene. portate direttamente in tribunale, ufficio primi atti. Ok. Bisogna vedere dopo 3-4 mesi, 5 mesi a Ah. quale giudice o magistrato praticamente l'assegneranno e poi bisogna vedere se la porterà avanti, cioè se la terrà una Sì. denuncia che può praticamente immettere nel canale d'indagine oppure l'archivia perché praticamente dice che non ci sono i presupposti per andare avanti con un'indagine. Ok. Sì. Purtroppo in queste denunce loro ti dicono, ma contro ignoti. No, non è contro ignoti, è contro reparti operativi Sistema. speciali, contro servizi segreti deviati che operano attraverso il sistema del mercenario, perché questi sono mercenari che fanno collaudi e sperimentazioni su noi cavie umane, e noi Sì. lo diciamo perché un conto uno dice, non so chi sono, mi sparano queste frequenze, non so dove andare, dove sbattere la testa. Invece no, noi l'abbiamo capito bene che queste sono tecnologie militari, che sono tecnologie che vengono utilizzate attraverso dei sistemi radar che ci creano queste patologie proprio per un programma di controllo e manipolazione, perché questi vogliono modificare il nostro comportamento, il nostro ragionamento. E quello è proprio il loro Il scopo. loro scopo. Creare l'attacco, la manipolazione e poi tranquillizzare l'individuo. È come il Manchurian Candidate. Prima fa l'azione, dopo lo tranquillizzano, gli fanno dimenticare l'azione che praticamente ha fatto. Ma noi non siamo cavie umane, noi non abbiamo firmato niente, cioè noi non abbiamo dato autorizzazione per essere attaccati o manipolati Soprattutto o... non abbiamo nessuna colpa, nel senso che Certo. Noi siamo solo delle brave Certo. persone che sono state immesse all'interno di un esperimento nazionale e che purtroppo rilevando queste frequenze siamo soggetti a questi disturbi, a questi effetti collaterali del sistema. Essendo sotto effetti collaterali del sistema, i manipolatori, cioè questi che studiano e attestano e collaudano questa tecnologia, fanno esperimenti su di noi e la prima cosa che fanno è farci sembrare persone Poco credibile, poco diciamo. credibili e poco coscienti, ma in realtà noi sappiamo bene che questi ci fanno questi esperimenti e ci attaccano questi sistemi, perché le denunce che vengono portate a tutti i tribunali parlano chiaro e la gente deve capire che se rimangono da soli tante persone non risolvono niente. Se invece queste Bisogna persone unirsi. si uniscono, possiamo fare anche un indomani la denuncia collettiva, tutti quanti insieme, dichiarare noi veniamo attaccati da questa tecnologia, da questo armamento, da questo sistema e tutti quanti insieme abbiamo le stesse patologie, le stessi attacchi, le stesse manipolazioni e quindi stiamo andando tutti insieme a denunciare. Ah sì, giusto. Allora, io vi ringrazio tantissimo per questa Grazie a te. vostra intervista testimonianza, che è una cosa molto importante. Io la pubblicherò a breve. Voglio dire una cosa alle persone che ascolteranno questa intervista testimonianza. Prendete esempio. Se non fate queste interviste, se non divulgate quello che voi state subendo, rimarrete dentro casa da Sempre soli, isolati. sempre isolati, non risolverete niente, perché già una denuncia cautelativa, che non denuncia un individuo, ma che denuncia una tecnologia, vi viene portata in tribunale, quello è un documento che certifica l'attacco, la manipolazione che voi state subendo, e un indomani, se ci sarà un risarcimento danni, loro andranno a vedere che quel giorno, a quell'ora c'è stata un'intervista, è stata fatta una denuncia, e loro si baseranno su questo. Ma se le Non ci persone sono. rimangono dentro casa, non fanno niente, dicono io so 50 anni che sono attaccato, so 20 anni che sono attaccata, ma hai fatto una denuncia? No. Hai fatto un'intervista di testimonianza? No. Allora come ci basiamo sul risarcimento? Non puoi pretendere Non si niente. potrà pretendere niente. Va bene, vi Va saluto per bene. adesso e grazie tante per la Ok, vostra grazie a te. disponibilità. Ok, ciao, Grazie, ciao. grazie, grazie. Ciao.